distante il match, sulla distanza naturalmente delle 15 riprese. Nino Benvenuti che lo ha parzialmente bloccato. Una ripresa sostanzialmente equilibrata. Benvenuti ottimamente preparato, molto mobile. Anche il gancio sinistro di Monzon. I suoi colpi partono veloci e saettanti. Colpo, dando modo a Benvenuti di si conclude. Ovviamente non è quello che si dice un uomo da gran sfidante al campionato del mondo. Cioè non toglie comunque. Sottolineato la pericolosità di Monzon, anche una sua notevole dote di esperienza. Rivediamo alcune fasi e avete visto i suoi colpi per quanto si possa. E poi mette a segno. Aveva iniziato il combattimento portandosi all'attacco. E Benvenuti, avete visto, è riuscito a bloccarla sul nascere. Costretto a subire un po' l'iniziativa di Monzon, che si è fatto più intraprendente, più sicuro, un po' a disagio con un pugile che è più alto di lui e che e per attuare questo suo piano ricorre a delle tenute. Si tratta di colpi isolati, come del resto, e nel match quindi presenta avvincenti interrogativi nel suo proseguo. Che ripete lo stesso colpo. Nel tipico atteggiamento dei picchiatori. Adopera la spalla. Anche questa ripresa è stata ancora tutto da scoprire, tutto da vedere. Denti di fondo atletico per mantenere una catena di colpi Monzon. E poi mette un durissimo gancio. Della settima ripresa ed è un apparso frastornato, un po' intimidito, e bisogna anche dire che non commette neppure l'aggressività dell'argentino.
L'argentino ora si trova. Preoccupazione di evitare il destro fa sì, appare anche evidente che Monzon non è pugile. Mentre suona il gong, visto che Nino Benvenuti ha avuto la possibilità di rendersi, ecco ancora un, può dire che è perfettamente preparato dal punto di vista del talento non trascurabile. Tiene sempre una cadenza che pur per replica poi del sinistro. Suona state delle riserve in fase di presentazione del match, ma allora apertissimo. Vediamo Nino Benvenuti fresco di energia. Decisivo, iniziativa offensiva di Benvenuti, ma Monzon non... Presidente, ecco, avete visto il gancio doppio di Nino Benvenuti messo. Ed ecco, e poi paga con un guy nella sua carriera ha conosciuto il knockdown. Eccolo, Nino si è sbandato, è estremamente pericoloso e... interamente il dramma. Prime riprese era maturato in virtù non già, ed ora raggiunto in pieno, fulminato da un destro che lo spingeva a ritornare sul ring quando ormai le forze non lo, dunque non risiedeva soltanto nel suo destro.